Ciao, sono Stefano Pezzetta del corso di studi di Scienze e Tecnologie Agrarie. Ho frequentato il curriculum di Areverdi. Ciao, sono Alessandro Ferrera e studio Scienze Agrarie, di fatto faccio il curriculum Agrobiotecnologie. Mi ha spinto a scegliere questo corso di studi l'interesse che avevo nel capire come una pratica agronomica potesse influenzare la produzione di una coltura. Io arrivo da un percorso un po' strano, ho lavorato come programmatore informatico, ma non essendo un lavoro che mi piaceva, ho deciso di intraprendere la carriera universitaria in un ambito che mi trasmettesse delle passioni, no? Che è quello delle aree verdi e un ambiente un po' più naturale, diciamo. I momenti più difficili del mio percorso sicuramente li ho riscontrati all'inizio, un po' come tutti, anche perché arrivavo da un mondo completamente diverso rispetto a quello dell'agraria, quindi molte materie non le avevo mai viste. Tutto il secondo semestre diciamo che è molto denso e ti apre alla difesa, all'entomologia, alla patologia e l'ho trovato uno dei semestri più densi ma anche più interessanti di tutta la triennale. Poi di fatto ci sono un sacco di laboratori sia di entomologia che di patologia per il nostro curriculum, ma anche di biologia molecolare che ti fanno fare un po' di parte pratica che secondo me serve ed è interessante. Ho frequentato nella sede di Grugliasco, che è sicuramente una sede molto grande, con molti spazi disponibili per gli studenti. È presente un'aula studio, sono presenti dei tavoli all'interno della sede principale del campus, ma anche una biblioteca che per chi ama studiare in luoghi un po' più tranquilli come me è l'ideale. Un'attività pratica che mi è piaciuta particolarmente l'ho svolta durante il corso di arboricoltura ornamentale, un'intera giornata dedicata all'attività di potatura e di innesto. Io sto già frequentando la laurea magistrale in architettura del paesaggio, che è il naturale proseguimento della laurea triennale di Areverdi. Lavorativamente parlando, l'università mi ha dato l'opportunità di svolgere un tirocinio presso uno studio di progettazione di giardini. Gli consiglierei di fare quello che gli piace senza guardare le opportunità lavorative. Molte materie sono molto specifiche, quindi poi uno si ritrova a studiare quello che non gli piace.